Non è una salvezza a doppia mandata, ma poco ci manca. Il Teramo chiude un ciclo terribile con la vittoria più sofferta e più importante, perché battere il Grosseto consegna più di un pezzetto di permanenza in categoria al termine di 95 minuti di sofferenza. La squadra degli ex Maurizi, Capaldi e Cretella, infatti, al Bonolis fa una gran figura, anche favorita da una prima frazione nella quale il Diavolo è assente, colpevole della contesa che si apre col diagonale di Malotti, ma avrà forti tinte maremmane. Il brivido del gol annullato al 18° sugli sviluppi del piazzato di Saporiti sarebbe un segnale che i padroni di casa però non colgono. Così al 21° Jacoponi si fa scappare Arras, Lombardo non chiude su Saporiti e Nocciolini di testa fa calare sul Bonolis un gelo ancora più pronunciato della già bassissima temperatura percepita. Il Grosseto in palla, Raimo al volo al 35° chiama Perucchini alla risposta in bello stile, e al Teramo servirebbe un guizzo per ribaltare l'inerzia psicologica di una gara complicata. Lo trova con la discesa di Lombardo al minuto 38, liberato dalla fisicità di Bernardotto, il traversone successivo che D'Andrea corregge alle spalle di Barosi con una testata forse deviata, ma che cambia il volto della partita. Anche perché Lombardo da punizione cerca la via della rete senza trovarla dopo pochi istanti. Nella ripresa però il Diavolo innesta la marcia superiore. Zosmanovic apre le danze al quarto dopo un'azione insistita di Bernardotto e D'Andrea, trovando la risposta di Barosi. Diavolo che trema quando la discesa di Aras vede la chiusura di Arrigoni sul corpo di Nocciolini. Rimpallo che si stampa sulla traversa. Guidi inserisce Rosso e Mordini, riportando Zosmanovic a destra e a ragione, perché passano pochi secondi e il numero 2 trova un traversone calibrato che D'Andrea impatta, sorprendendo tutti e firmando il sorpasso del Teramo col quarto centro personale in campionato. Vantaggio che i padroni di casa vorrebbero consolidare. Rosso potrebbe essere esiziale quando Jacoponi lo serve al limite dell'area di rigore, destro affilato, e anche per lui traversa piena. Entra Cisco per uno stremato D'Andrea, Teramo senza una vera e propria punta. Perucchini cala la saracinesca sulla conclusione di Artioli e di fatto consegna 3 punti che per il Teramo sono pesanti come un macigno. Salvezza quasi in cassaforte, la trasferta di Cesena senza gli squalificati Bernardotto e Rossetti fa paura, ma i punti, quelli che invece latitano dalle parti di Grosseto, adesso sono una discreta assicurazione sul prosieguo della stagione.